Un Taranto arrendevole, mai pericoloso, perde ancora. Caserta aggiunge la quarta sconfitta in 6 giornate. Gli ionici reggono soltanto nella prima frazione, poi come al solito crollano nella ripresa. Nessun passo in avanti neanche sul fronte atletico. La squadra di Gautieri nel secondo tempo evapora, i campani passeggiano e portano a casa un successo meritato. Gautieri rinuncia in partenza al minutaggio, Iori no, ma non basta. In curva ci sono 76 sostenitori giunti per l'occasione dal capoluogo ionico. La cronaca è scarsa, il Taranto non farà mai neanche un tiro in porta. Al 14° rasoterra di Carretta deviato da De Santis in calcio d'angolo. 28° l'unica circostanza degna ad essere raccontata in attacco per il Taranto, punizione di Giovinco, colpo di testa di Contessa da distanza ravvicinata, pallone sul fondo. Al 33° ancora Carretta conclude, rasoterra, para Del Favero ben piazzato. Al 40° azione in velocità della casertana, Carretta per la testa di Asensio che in corsa si avvita ma colpisce in maniera imprecisa. Nella ripresa al 16° la casertana passa in vantaggio, Carretta ruba palla in mezzo all'area di rigore, va sulla riga di fondo, mette in mezzo per Asensio che da 2 passi batte Del Favero. 15 minuti più tardi al 31° la partita va in archivio, Baccaio coda fuori aria, impegna Del Favero che non trattiene, poi il portiere del Taranto commette fallo da rigore su Carretta, 4° rigore contro in 6 partite. Sul dischetto si porta lo stesso capitano della casertana che batte ancora Del Favero per il 2-0 che poi sarà il risultato finale, ma c'è ancora tempo per una parata di Del Favero al 42° su punizione di Falasca. I campani portano a casa un successo importante, il primo del campionato, mentre il Taranto resta in fondo alla classifica a quota 2.